15.000 mi piace e prossima ricetta. Ciao ragazzi, bentornati nella mia cucina. Sì, io sono la mamma, Qualcuno ha scritto la stai vabbè, ma oggi di nuovo qua perché il video ha superato i 15.000 mi piace. Quindi di nuovo ragazzi, se la rivolete, 15.000 mi piace. Allora, cosa prepariamo? Allora, oggi voglio provare per la prima volta, che non l'ho mai fatta, la ricetta che faceva mia mamma. Di fatto ho trovato un foglio un po' antiquariato. A modo suo. Scritto dalla mia mamma, i galli di Pasqua, in siciliano. Ah, a proposito, siamo siciliani. Sicilia. Io sono nata a Licata, provincia di Agrigento. Viva Licata. E adesso ci proviamo. Allora, siccome la ricetta è siciliano, diciamo. I galli di Pasqua. Viaggio con l'ova. Viaggio con l'ova. Diciamolo, perché sennò. I galli con le uova. Allora, sto facendo la metà però della dose, perché 3 kg è veramente tanto, siccome è la prima volta. Allora, come facciamo? Qua c'è la farina. Allora, 1,5 kg di farina sto mettendo. Sto facendo la metà della ricetta. Ok. Poi le uova, qua abbiamo addirittura già rotte. Sì, sono tuo padre ogni tanto rompe le uova. Ah, non solo le uova. Allora, uno. Quante ne mettiamo? Facciamo 5, qui c'era scritto 9 uova, siccome manca un po' di bianco. Poi devo abbassare, non c'è l'inquadratura. 5 uova. 5 uova. Poi il sesto, ma sì, uova. Ma che fa? Quanta farina? Un chilo di farina? Un chilo e mezzo questo. Ah, un chilo e mezzo, va, per un esercito questo, come al solito. Perché ma che devi fare? Un chilo e mezzo. Dobbiamo pesare adesso, lo zucchero. Prendi quanto zucchero? Zucchero 450 grammi, perché questa dice... È mezzo chilo, arrotondiamo. No, troppo dolce non va bene. Perché no? No. Butta, te lo dico io. Vai. 450 devi. Ma! 450! Questo è mezzo chilo così. No, devi togliere. Prendi un cucchiaio. Ah, sì. Ah, sembra a fare la traviata, vero? Boh. Sapire. Vediamo un po', quant'è adesso? È sempre mezzo chilo, sai pure. Vabbè, facciamo così, guarda qua. Ole, oh, come quant'è? No, sempre adesso c'ho le mani sporche. Poi si è buggato. Andiamo. Dati. Togline ancora un po'. Tolto. Scusa. Ancora? No, dai, non fare il cretino. Vabbè, va. Boh. Ancora? Boh, basta. Va. Allora, zucchero. Tutto insieme, vero? Facevi, mamma. Adesso io mi ricordo il pollo. Sì, ma non ricordo manco che mangiare la sera. Vai. Stamattina c'è pranzo, no? Non si ricorda cosa mangiato oggi a pranzo. Allora, lo strutto. Lo strutto. Lo struzzo. Lo strutto. Hashtag strutto. Strunzo. Strutto. Lo strunzo. Allora, una confezione 250. Ah, non è passato. Vuoi come ti passo io? Coltello? Se no dico. Se no, ogni volta dico che non faccio mai niente nel video, fai tutto. No. Lo strunzo, ma cos'è questo strunzo qua? Tipo burro. Come lo burro, è più delicato. Non lo so. Per i dolci ci va lo strunzo. Ho chiesto anche a mia cugina in Sicilia, che lei lavora per una pasticceria, mi ha detto sì, metti lo strunzo. Ragazzi, ovviamente se volete fare questa ricetta vi lascio gli ingredienti in descrizione. Cucchiaio, il coltello, allora. Ma mi hai detto che vuoi fare qualcosa? E cosa dovresti andare a vedere giù? Giù internet. Ma sempre giù mi mandi. Giù ti mando. Cosa c'è? Se c'è il pennello per spennellare l'uovo, poi che serve il tuo. Guardiamo, prima facciamo qua. Se no facciamo alla vecchia maniera della mamma, cioè di tua nonna. Scrivete chi mano. Hashtag chi mano, vediamo come lo scrivete. sì, è difficile a scrivere siciliano. Vabbè, facile a provarsi a parlare, ma. Scriverlo, manco tu lo sai fare. A scriverlo no, però a parlare sì. Io qualcosa ricordo di scrivere. Questo era 250, dobbiamo metterne ancora un po', perché dobbiamo arrivare a 400. Questa cos'è? Ammoniaca. Ammoniaca per dolci. L'ammoniaca non serve per lavare la terra. Ma quella è l'ammoniaca per pavimenti, questa è per i dolci. Che fa una puzza tremenda. Questo? Sì. Ecco, ma l'ammoniaca. Ecco gli ingredienti per fare il tutto, ragazzi. Della metà. Strutto, uova, farina, tutto dentro. Zucchero. Zucchero, cosa manca? Manca il lievito e l'ammoniaca. Olè, ci siamo. C'è chi mette solo il lievito. Aspetta. Io metto l'ammoniaca. L'ammoniaca ti solleva di più la testa. Allora, impastare ragazzi. Tolto tutti gli anelli, perché se no. Anelli, anche perché sennò si appiccica tutto. E non bisogna impastare con gli anelli, non fatelo. Ah, ci vuole anche un po' di latte, ecco. Prendi però quello di soia, perché sai che io sono intollerante. Allora, latte di soia dentro? Tutto? Sì, ognuno mette il latte che vuole. Io metto quello di soia perché è più leggero per me da digerire. No, tutto no, aspetta. Che ne so, io comincia ad aprire il lievito e metterlo dentro. Qua, che giriamo. Tutto dentro? Sì. Carrovia. Che fai, l'annusi? Ma se te l'ho detto che tu
Oh, è San Tommaso. Vedete, ragazzi, l'impasto si sta formando il composto. Ce ne vuole ancora mezza veramente di latte. Però ci vuole ancora un bel po' di latte per impastare meglio. Sì, un attimo. Io adesso ti aiuto. Basta. Ah, scusa. Assorete. Un po' troppo latte. Ah, vabbè, va bene, impasta. Deve compattarsi bene e poi mi sa che deve anche riposare questo impasto. 800 ml era quando... Secondo me deve anche riposare poi dopo in frigo. Allora, abbiamo lavorato a fare delle palline. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Ma dopo che l'impasto è pronto. Allora, io ho già preparato le uova sode. Ma te le devo preparare? Sì. Chiudi l'istola. La taglia con la carta forno? Forno, sì. Prendi quella lì che c'è nel forno. Ok, teglia con carta forno e adesso prepariamo le forme della... Certo. Giorno delle palline, quanti grammi ogni pallina? 200. 200 grammi, ok. 200 circa. Ah, facciamo la palla, la mettiamo lì e poi dobbiamo ricoprirla. Adesso gli facciamo... vi faccio vedere. Ecco l'uovo qua. L'uovo in mezzo. Fatta la pallina, si schiaccia con l'uovo in mezzo e poi cosa stai preparando lì? I bastoncini per fare il cestinetto. Si può fare così. A cestino oppure si può fare così. Questo così è del cestino, puoi anche farlo intrecciato, no? Intrecciato, esatto. Quando nonna li faceva. Anche di abruzzo si può fare. Adesso facciamo anche la colombina, sì. Fai vedere intrecciato, fallo intrecciato uno intrecciato, uno no. Ok, così intrecciato. Così intrecciato. Così ragazzi, questo è il cestino d'uovo. Secondo cestino. Cestino fatto, stavolta facciamo il cigno. No, se c'è, se è rotondo ci No, ormai lasciamolo così, dai. Prossimo. Quello possiamo anche lasciarlo così volendo. Eccoli qua, quasi finiti, ne manca uno solo. Allora, volevo farvi vedere come faccio fare questa treccia qui. Questa treccia qui, ragazzi. Vai. Semplicissimo. Basta fare il bastoncino, si taglia in due e poi si gira così. Perfetto. Salvatore ha voluto anche le gocce di cioccolata. Sì, ci ho messo le gocce di cioccolata, questa è mia. Quella è sua. Ecco qua. Ed ecco qua, i sei galletti pronti con l'uovo, ragazzi. Vi piacciono? Provate a fare, è facilissimo. Basta fare l'impasto che avete visto qui. Adesso faremo dei biscotti con questo avanzato. E poi... Una sorpresa, non mancate. Guardatelo tutto il video, raga, non è ancora finito. Il finale, abbiamo separato il tuorlo dall'albume. Adesso... lo passiamo sopra e spennelliamo. Allora, spennelliamo. Questo serve per far prendere il colore, ragazzi. Per terminare, dobbiamo decorare con la codette colorata. Ecco qua la sorpresa finale, la scritta Ritz con l'impasto avanzato. Vi piace, ragazzi? I primi sono pronti. Ah, guarda che belli, bellissimi, sono molto bello, molto belli. Finalmente anche la scritta Ritz è pronta, bella colorata, bella dorata, e anche le ciambelle e il cuore fatto al culo. Ringrazio tutti per essere stati così bravi a seguirci. Ho fatto anche un bel cuoricino per tutta la squadra degli Elitz. Siamo una squadra. E poi cosa volevo dire? Volevo dire che non ce l'ho con i bolognesi, perché mi hanno detto che quella non era una lasagna. Infatti io non ho detto che era una lasagna bolognese, ma era una lasagna, tra virgolette, ma meridionale. Infatti io, come la scorsa settimana, ho fatto la pasta a forno stavolta, non le lasagne, la pasta a forno proprio meridionale. Ecco, questa è pronta per domani. Ciao, mi raccomando, lasciate mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao. Yeah, shoot, 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 shoot